Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Elisabetta Gregoraci, ospite della Volta Buona, ha raccontato un mese terribile. Ricoverata in ospedale per 10 giorni a causa di una grave infezione che ha rischiato di farle perdere un rene. Nonostante ciò, ha parlato della sua ottima relazione con l'ex marito Flavio Briatore e del rapporto con il figlio Nathan. Ha ricordato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, dedicando un pensiero dolce a Pippo Baudo. Durante l'intervista con Caterina Balivo, Elisabetta ha raccontato di essere stata colpita improvvisamente da una febbre alta che l'ha costretta a ricoverarsi d'urgenza. Dopo aver rischiato seriamente la salute, ora ringrazia Dio di stare bene. Nonostante la separazione da Briatore, i due mantengono un rapporto equilibrato e sono sempre presenti per il figlio. La showgirl ha parlato anche dei suoi esordi in televisione, ricordando con affetto Pippo Baudo come il collega più simpatico con cui ha lavorato. Ha ammesso di essere stata lei a lasciare in tutte le sue relazioni amorose, ma ha sottolineato che il dolore per un amore finito è inevitabile e fa parte della vita. Elisabetta ha espresso la sua malinconia interiore e la sua sensibilità, ammettendo di essere stata molte volte ferita dall'amore. Nonostante le delusioni, ha sottolineato l'importanza di lasciare una relazione quando non ci sono più le condizioni per stare insieme, per il bene di entrambi. La sua storia scoguaitore è tempo noi tempo, questa che struzze se ne una.